Ultime partenze per le vacanze, primi rientri dalle mete estive, fine settimana da bollino rosso sulle autostrade per esodo e controesodo. Dopo la giornata di Ferragosto, fine settimana di code e rallentamenti per gli automobilisti. Il weekend, a partire da oggi, 17 agosto fino a domenica 18 agosto, è da bollino rosso sulle autostrade. Nel numero dei viaggiatori in movimento non mancano anche gli ultimi vacanzieri che partono verso mete più lontane. Inoltre, nelle giornate di oggi, sabato 17, domani, domenica 18 agosto, i primi rientri a casa dalle destinazioni scelte per l'estate. L'autostrada A9 Lainate Como Chiasso non ha fatto eccezione. Code e rallentamenti si sono registrati già a partire dalla mattinata di oggi. Il sito di Autostrade per l'Italia segnalava coda tra Como e Chiasso per l'attraversamento della dogana, traffico intenso e incolonnamenti anche alla barriera di Grandate, sempre in direzione della Confederazione Elvetica. Non soltanto partenze, come detto, code per i rientri dalle mete estive che si faranno sentire domenica, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio. E intanto resta monitorata la statale Regina. Soltanto nel giorno di Ferragosto i veicoli transitati sulla trafficata arteria sono stati 16.400. Nonostante l'elevato afflusso di mezzi, sulla Regina non si sono però verificate situazioni di particolare criticità. Anche nella giornata di oggi, fa sapere Massimo Castelli, comandante della Polizia Locale di Tremezzina, il traffico è stato sostenuto. Intanto resterà attivo fino a domani il controllo interforze da parte di Polizia Locale, Polizia Stradale, Carabinieri e Guardia di Finanza sulla Statale Regina per monitorare il traffico ed eventuali situazioni di criticità.